Vabbè, io comunque inutile dirvi, nell'ultimo giorno, almeno per quello che mi riguarda, che sono qui come Presidente del Consiglio, ho ritenuto doveroso, e mi fa piacere che stamattina con me ci siano anche Alfonso Ascione e Luigi Sorianello, ringraziarvi diciamo della collaborazione che ho ricevuto in questi anni, del supporto ed anche della sopportazione qualche volta, perché so che diciamo un carattere particolare, forse qualche volta con qualcuno magari c'è stato pure qualche screzio, però se avete imparato a conoscermi sapete benissimo che diciamo la cosa poi finisce là, nel senso che a volte, preso dalla foga di fare le cose, mi sono un po' lasciato andare. Spero soltanto, c'era il mio predecessore Enrico Pennella, che ogni volta che parlavamo, Enrico Pennella è una persona alla quale io voglio molto bene, con la quale sono molto legato, e mi diceva sempre: Gigi, guardi, l'unica ambizione mia è che poi dopo ha già passato qua sotto e mi hanno salutato. E io spero, come dire, di poter centrare lo stesso obiettivo suo, perché a lui in questi anni, come dire, lo avete continuato a salutare, giustamente, perché era una persona per bene, una persona che merita. Spero che lo stesso diciamo possa capitare anche con me. Poi voglio dire, io sono una persona che continuerà a fare politica anche fuori, ovviamente, dalla provincia. Le strade del cielo sono infinite, può darsi che ci ritroviamo qui o in qualche altra sede, e quindi possiamo continuare e riannodare questo discorso che consideriamo per il momento soltanto, come dire, interrotto. Naturalmente la provincia di Napoli è un ente che secondo me, diciamo, già così com'era, era assolutamente importante e fondamentale per il territorio. In questi anni non è che abbiamo fatto la battaglia per difendere la provincia soltanto perché pensavamo che praticamente fosse la difesa dei nostri interessi, perché noi non è che sulla nostra carta d'identità, alla voce professione, teniamo scritto consiglieri provinciali, ma semplicemente perché siamo fermamente convinti che la provincia potesse essere molto utile al territorio. Credo che la norma che hanno fatto in qualche modo ha alterato e ha squilibrato quelli che sono gli assetti istituzionali, e comunque nel caso di Napoli, con la istituzione della città metropolitana, ovviamente ha messo un elemento nuovo, un ente nuovo, un'istituzione nuova. Io spero che la legge che è stata fatta non sia la legge definitiva sulle città metropolitane. Spero che in corso d'opera ci possano essere degli aggiustamenti, perché l'idea di città metropolitana è sicuramente un'idea che può in qualche modo, se con particolari accorgimenti, risultare ancora più utile per il territorio di quanto non lo sia stato la provincia. Ma a mio avviso la prima cosa è che bisogna che in qualche modo venga restituita la parola ai cittadini, nel senso che l'elezione, sia per quello che riguarda il sindaco della città metropolitana che per quello che riguarda il consiglio metropolitano, possa essere fatta direttamente dai cittadini e non con, diciamo, mantenendo questo ente, l'ente della città metropolitana, come ente di secondo livello. In questi anni, naturalmente, come dire, a parte il mio impegno personale, che ovviamente è lì e non spetta a me giudicare, penso che in questi ultimi 5 anni di amministrazione avremmo potuto fare molto di più, avremmo potuto fare tantissime cose, e purtroppo siamo stati condizionati da varie vicissitudini che sono legate anche essenzialmente ad una scelta che secondo me all'epoca fu un po' miope dal punto di vista politico, che il PDL fece, di candidare non solo a Napoli ma anche a Salerno e ad Avellino 3 parlamentari alla presidenza delle province, già sapendo che poi al primo turno elettorale questi sarebbero andati via, e quindi praticamente siamo stati condizionati prima dal doppio impegno del presidente Cesaro e poi successivamente da un presidente che, sostanzialmente, non avendo la legittimazione popolare, ritorniamo al discorso di prima, probabilmente ha indebolito ancora di più in questo palazzo la politica. Io penso che ci sono 2 elementi che in qualche modo caratterizzano l'attività di questa amministrazione, uno in negativo e un altro in positivo. Quello in negativo
diciamo, ma li prendo a simbolo, ad esempio, quello negativo è sicuramente quello del piano territoriale di coordinamento provinciale, perché dal mio punto di vista su quello il centrodestra poteva marcare una differenza rispetto ai fallimenti del centrosinistra di tutti gli anni precedenti, di tutte le amministrazioni precedenti. L'elemento positivo invece è che in qualche modo voi sapete che dalla passata amministrazione questo consiglio, questa giunta aveva ereditato quella pendenza che veramente era una pendenza come se fosse stata una spada di Damocle su quest'ente, che riguardava tutte quelle che erano le conseguenze successive all'ispezione del MEF, che in qualche modo andavano a minacciare anche le vicende dei lavoratori dell'ente, e che questa amministrazione è riuscita a risolvere senza nulla togliere a quella che è stata la vicenda e la storia personale dei lavoratori dipendenti. L'unico cruccio che oggi che ce ne andiamo invece è che c'è una nuova spada di Damocle, diciamo, che pende sui lavoratori della provincia, ma naturalmente è indipendente da quella che è l'attività del Consiglio, da quella che è l'attività della Giunta, ma che è sostanzialmente legata ad una politica, diciamo, folle, che in questi anni ha visto soprattutto le province diventare il bersaglio più facile sul quale sparare da parte del governo nazionale. Quindi dopo 2 anni di tagli dovuti alla spending review, quest'anno quest'altra misura che addirittura ci fa trovare in una situazione in cui mancano 30 milioni di euro, quindi questo è il rammarico, e il rammarico so che a alcuni di voi forse non fa piacere anche non aver messo, prima che andassimo via, almeno per quello che riguarda il Consiglio, poi la Giunta non so se riuscirà a farlo, aver messo definitivamente a riparo quelle che sono le società partecipate, perché anche lì ci sono lavoratori, anche lì ci sono padri di famiglia, e quindi avrei preferito, almeno per quello che mi riguarda, andare via lasciandoli in una situazione di maggiore tranquillità. Che dire, io vi ringrazio ancora una volta veramente di cuore, in particolare ringrazio, se me lo consentite, stanno qua, insomma, Maria Rosaria, Rita, che veramente in questi anni, mo ci vuole, mi hanno, forse loro più di altri, supportato e sopportato, Carla che oggi non ci sta, e naturalmente tutti quanti voi, e mi farebbe piacere se sia Alfonso che pure Luigi volessero dire anche loro qualcosa. Va bene. Vabbè, aggiungere dopo quello che ha detto il Presidente. Scusami, ma la giurista Angela e Carmine, scusami Carmine, Angela e Carmine, che naturalmente anche loro mi hanno supportato e sopportato. Aggiungere qualcosa alle parole del Presidente è difficile, perché lui insomma è stato come al solito sintetico e chiarissimo. Certo, una, per quello che mi riguarda, una bellissima esperienza, io vi ringrazio perché come il Presidente io ho cercato spesso aiuto e ho trovato spesso in voi, ad Antonio Ambrosio, a tutti quanti gli altri, sempre un grandissimo aiuto. Quando sono venuto qua c'è sempre un modo negativo di inquadrare le maestranze pubbliche, io invece esco da qui dispiaciuto, non dispiaciuto, perché quando finisce una bella esperienza ci si dispiace, con il rammarico di sicuramente avremmo potuto fare di più delle scelte politiche, ma il Presidente è stato chiarissimo le motivazioni che ci hanno impedito di accelerare. Niente, non voglio aggiungere nient'altro, grazie, grazie, grazie.